lassù certamente non è un paradiso, sono in sofferenza, anche dal punto di vista psicologico, perché questa situazione noi l'avevamo annunciata, sapevamo che sarebbe andata a fine così, ed è per questo che stiamo tallonando A2A e il gruppo di Power, perché forniscono delle risposte alla città e al territorio. Scriverà, contatterà A2A? Ma sicuramente, perché questo stillicidio di attesa basata sul nulla, perché il piano industriale doveva essere pronto a ottobre, poi a novembre, poi a dicembre, siamo arrivati ad aprile e non abbiamo notizie di quelle che sono le intenzioni per il futuro. L'idea che ci siano dei termini massimi stabiliti al Ministero per poter fare un discorso di questo tipo non significa che bisogna arrivare all'ultimo giorno, soprattutto quando è in gioco il futuro di tanti lavoratori, di tanti lavoratori. E allora qui bisogna cominciare a monitorare la situazione riguardante tutte le ditte appaltatrici che sono i primi agnelli sacrificali delle crisi che si verificano all'interno del sistema delle grandi industrie. E poi stabilire che fine deve fare questa centrale e soprattutto quali sono le intenzioni del gruppo. Noi non siamo più disposti ad aspettare, anche perché il comunicato laconico di ieri di A2A la dice lunga sul voler tergiversare e ancora una volta alle spalle dei lavoratori, alle spalle dei cittadini, brindisi, pensare di poter fare il gioco delle scatole cinesi per capire quale sono, che cosa si farà di questa centrale. Vogliamo chiarezza e non aspettiamo un minuto. Il timore è che questo possa essere il focolaio per altre manifestazioni dell'Apollo energetico, soprattutto di Power. Ma sicuramente, perché i lavoratori ovviamente stanno scadendo gli ammortizzatori sociali, e questa centrale è chiusa, il gruppo proprietario non fa chiarezza su quelle che sono le reali intenzioni del gruppo, sul futuro dell'impianto, e i termini stabiliti non vengono rispettati, i termini temporali, gli accordi fatti non vengono rispettati, e in questo clima di incertezza i lavoratori ovviamente vedono all'orizzonte solo disperazione. Ecco perché noi siamo al loro fianco e siamo al fianco della città di Brindisi.